Ciao a tutti, siamo qui con Davide, un nostro vecchio cliente. Ciao Davide, Ciao Leonardo. grazie per essere qui. Allora, noi ci siamo conosciuti nel lontano 2008-2009, quando la tua azienda stava cercando un capannone, ricordo bene. Esattamente. Quella volta lì, com'è andata? Prima volta in assoluto che la vostra azienda si rivolgeva a un'agenzia. Che aspettative avevate? Che sensazioni, che sentimenti avevate? Allora, noi eravamo alla ricerca di un capannone più grande di quello che avevamo. L'azienda era in sviluppo e tramite un'impresa edile abbiamo conosciuto l'agenzia di Leonardo Garbo. Io la chiamo agenzia di Leonardo Garbo. Bene, grazie. Diciamo lo sviluppo di quella vendita è stato anche abbastanza lungo, no? Qual è la cosa che magari ti ha fatto diciamo, un'impressione favorevole? E anche secondo te, magari quali colpi hai schivato, magari perché c'era un professionista o qualcuno che ti stava comunque dietro? Beh, sinceramente non so quali colpi ho schivato perché non subendo colpi non ho avuto nessuna impressione di essere a rischio di subire colpi. Quindi questa è una cosa positiva dell'agenzia. Dato tutto liscio, affilato liscio tutto, sia il leasing e tutte le pratiche, quindi meglio di così non poteva andare. No, dopo dobbiamo dire che comunque nel complesso eravamo anche, diciamo, nelle mani di una buona impresa, quindi almeno sulla piazza delle nostre zone è ancora un'impresa molto quotata, quindi Storica. si partiva comunque avvantaggiati da questo punto di vista. Poi, diciamo, andando avanti con gli anni abbiamo continuato a vederci per Eh sì. motivi per te, per la famiglia, per i fratelli e qualcun altro. Diciamo che è diventata un po' l'agenzia di fiducia, l'agenzia di casa. E, per svariati motivi ho cercato un appartamento negli anni passati e mi sono rivolto solo e esclusivamente da lui, da loro. Ha cercato una soluzione, penso che sia stata anche la vendita più veloce in assoluto. Sei Mi sono stato bravo. presentato, sto cercando un appartamento, è arrivato un vostro cliente che voleva metterlo in vendita e penso in un quarto d'ora abbiamo comprato Sì, è l'appartamento. stata una cosa. Succedono anche queste cose abbastanza fulminee. Dopo, chiaramente, lì le carte c'erano già perché era una situazione che avevamo gestito come studio tecnico. Perché non sempre, purtroppo, le cose sono così belle e facili. Diciamo questo, se pensando alle persone che oggi stanno girando per cercare casa e anche tu recentemente hai avuto anche una bella storia, insomma, con il mondo della ristrutturazione, quindi hai Sì. fatto una grande esperienza per conto tuo, e che consiglio daresti alle persone che si rivolgono al mercato immobiliare? Che consiglio? Io dico, ho sempre rispettato il lavoro altrui e dico sempre a ognuno il suo mestiere. Io sono su un commercio completamente diverso e mi appoggio ai professionisti per qualsiasi necessità. Non mi sono mai messo a fare il fai da te o cercare, in questo caso loro, di comprare una casa da solo senza essere seguito, perché ripeto, l'agenzia di Leonardo è sempre stata l'agenzia di fiducia proprio di famiglia e qualsiasi cosa che abbiamo cercato di fare, qualsiasi cosa che abbiamo avuto bisogno nel campo dell'immobiliare, abbiamo sempre dato il suo nominativo anche ad amici, a conoscenti, a parenti. Detta così sembra tutto facile e anche tutto veloce, però è anche vero il contrario. Le persone possono anche venire in agenzia immobiliare anche se non hanno deciso di fare una cosa Beh, immediatamente. certo. Tante volte mi avete contattato e abbiamo fatto delle valutazioni insieme, abbiamo fatto dei ragionamenti. Quindi anche su questo chiedo il tuo feedback. Cosa consiglieresti a una persona che non è mai entrata in un'agenzia immobiliare? Se pensa di fare un percorso o non sa nemmeno quale percorso intraprendere. Cosa consiglierei? Sì. Io sinceramente potrei solamente consigliare di andare in questa agenzia. Non altri consigli, no, sinceramente non saprei. Ovvio, ripeto, quello detto prima, ognuno il suo mestiere, stai cercando un qualcosa, dai il tuo feedback all'agenzia e là capisci tu se sono professionale. Poi magari non è detto che la persona che io mando da loro possa trovarsi bene come mi sono trovato io, Certo, questo ci sono anche degli garantito. aspetti personali che a volte non si capisce. Esattamente, Certo. esattamente. Poi c'è una cosa che la devo dire per
far felice un mio amico e non tagliatela questa, mi raccomando. Sicuramente l'agenzia vi evita casini, rogne, caldaie, carte, come abbiamo detto. Abbiamo capito. Però voglio dire, non è questo il motivo, perché sinceramente se uno si mette di buona lena può arrangiarsi a fare un affitto, a fare una compravendita, però quanto tempo ci devi dedicare? E sicuramente non sei in grado di arrangiarti. Prima o poi a un professionista lo devi chiedere, o a un notaio, o a un avvocato, o a un geometra. Ti appoggi a loro, Leonardo, basta, sei tranquillo. Meno questa è stata la mia esperienza, non ne ho altre. Ti ringrazio. Davide, grazie per essere stato con noi. Grazie. E anche voi, se questo video vi è piaciuto, seguiteci nella nostra pagina YouTube, attivate la campanella e seguiteci nelle nostre pagine social. Ciao! Buonasera a tutti, ciao!